Amici creativi, bentornati. Oggi siamo qua nuovamente nell'azienda Do It You a presentarvi questo kit di questa bambolina simpatica che si chiama Dolly. Abbiamo dato questo nome alla bambolina. Vi insegnerò più avanti come confezionarla e come assemblarla. Io l'ho inserita come ciondolo in questa collana, ma voi la potete utilizzare anche come portachiavi, legata a un portachiavi oppure accessorio della borsa, con una monachella diventa un orecchino simpatico. E sta a voi poi la vostra fantasia come utilizzarla. Ci sono diverse varianti e adesso vi faccio vedere come si fa ad assemblare. Ecco, adesso vi spiego come realizzare il cappellino. Quindi le esperte di uncinetto non dovrebbero avere grossi problemi, ma neanche le meno esperte, guardando il video, non dovrebbero trovare grosse difficoltà. Si realizza un cappietto, un anellino, quello che volete, con l'uncinetto 2 e il cotone Catania iniziate a lavorare due catenelle, vedete? Poi entrate nell'anello lavorando delle maglie bassissime, ne dovete lavorare 8. A questo punto lavorate le 8 maglie, tirate il filo, l'anellino si chiude e voi chiudete con una maglia bassissima sulla prima maglia, sulla prima catenella che avete fatto prima. Ok, vedete? E si è creato una sorta di cerchiolino. Adesso il secondo giro che dovete fare, fate sempre le due catenelle e lavorate in ogni maglia di base, in ogni catenella di base, due maglie. Questo perché il cappellino deve prendere una forma rotonda. Quindi in ogni maglia di base del giro precedente dovete lavorare due maglie basse, due maglie bassissime. Quando arrivate anche qua alla fine del vostro giro, vedete che comincia a prendere una forma tondeggiante. Chiudete una maglia bassissima e avete il vostro giro. Continuate anche per il terzo giro, però a questo punto non fate più nessun tipo di aumento. E un consiglio che vi do io è di controllare ogni tanto la dimensione usando la testolina, la dimensione, in modo di non farlo né troppo largo né troppo stretto. In questo caso va bene e vado avanti a lavorare sempre una maglia bassa nel giro precedente. Io direi che un altro giro ci siamo. Allora, io normalmente faccio 5 giri, però molto dipende dal tipo di mano che voi avete, se è più o meno stretta, quindi magari o 4 giri se avete lavorate molto rado, oppure 6 giri se lavorate ancora più stretto di come lavoro io. Questo dipende dalla vostra manualità. Quindi teoricamente il cappellino è finito, però misuratelo sempre. Direi che va bene e questo è fatto. Se volete ulteriormente, come in questo caso, ho fatto una rifinitura a punto gambero, ma secondo me può già bastare così. Questa è una scelta che farete voi. Il cappellino è fatto. Ok, siamo arrivati alla fine. Il mio cappellino, ho fatto l'ultimo punto, così ho chiuso. Il mio cappellino è fatto. Prendiamo le forbici, tagliamo il filo. Ok, poi
il filo di partenza, lo rovesciate un attimo, il filo di partenza lo bloccate e fate in modo che anche, lo nascondete in mezzo alle maglie, che anche il filo di arrivo sia ben nascosto in modo che il mio cappellino rimane pulito, poi i fili in eccesso li tagliate. Allora, infilate un po' di cotone dentro alla lampina che ha il gancio, con questo ago passate direttamente nella testolina della bambolina e avete, diciamo, l'avete in un certo senso bloccata. Poi, prima di chiudere definitivamente, mettete una perlina. A questo punto, se volete creare una specie di asola che vi servirà per far passare, che diventerà ciondolo della vostra collana, dovete con pazienza rientrare e uscire di nuovo. Allora, utilizzate la parte finale dell'uncinetto per creare, su cui appoggiarvi e creare una sorta di cappietto. Questo perché vi servirà nel momento in cui dovete utilizzare la bambolina come ciondolo per la collana o come ciondolo per il portachiavi o per l'altro uso che voi vorrete fare. Quindi lasciate questo, bloccate sempre con un pochino di colla a caso, nascondendo, mi raccomando, tutti quelli che sono i fili. Adesso io qua ve lo faccio vedere un po' di corsa, però sappiate che dovete chiudere e non avere in giro fili, in modo che io quando qua l'ho bloccato con la colla a caso, qua avrò in automatico il mio cappietto dove far passare il tricottino, il cordino, il gancio per il portachiavi, quello che voglio io, ok? Poi, una volta che questo è tutto bloccato con la colla, realizzo una specie di fiocchetto con l'organza, con un nastro, quello che volete, e lo fissate dietro a mo' di ali, quindi il ciondolino è fatto. Allora, vi ringrazio per l'attenzione, vi aspetto per il prossimo video dove vi insegnerò a utilizzare il tricottino che vi permette di ottenere questo tubolare con cui potrete fare tantissime cose, non solo collane, bracciali e altre cose, ma anche decorazioni per la casa utilizzando poi le perle e i materiali della Do It You. Un abbraccio a tutti, vi aspetto.